Mercoledì direi che sia il caso di cominciare a parlare in maniera più diffusa della partita che il Napoli giocherà domenica, ripresa del campionato. Torino, che è squadra difficile da affrontare, terza miglior difesa di questa Serie A, con gli azzurri che ancora oggi non riescono a programmare e a preparare la sfida a causa delle nazionali, ma anche per i ritardi degli aerei e per voli che non sempre coincidono con gli orari che, per i quali uno pensa di aver acquistato il biglietto. È il caso di Victor Osimhen, che è atteso oggi a Napoli ma doveva arrivare già nella giornata di ieri, non è arrivato perché non è riuscito a prendere alcuni aerei di rientro dall'Africa. Invece è sempre puntuale Andrea Falco. Buongiorno Andrea. Buongiorno, buongiorno Raffaele. Victor Osimhen, che penso giochi anche se arriva sabato mattina, questo non, no, pure non domenica dubbio, mattina giusto, perché comunque è un giocatore perché è un giocatore troppo importante. Parliamone di questa gara col Torino, perché riprende la corsa del Napoli capolista. Facciamolo allo 0816366363, oppure potete inviarci un WhatsApp come sempre al 3396669990. Sì, Napoli che dovrebbe giocare con, diciamo, la formazione migliore, ma io non so più qual è la formazione migliore, atteso che comunque ci sono elementi insostituibili. Per me Ospina è insostituibile, Koulibaly idem, Di Lorenzo pure, Anguissa, oggi anche Fabian Ruiz, perché si è calato alla perfezione nel ruolo del playmaker. Poi aggiungerei anche lo stesso Osimhen e Insigne, sono elementi rispetto ai quali secondo me Spalletti fa sempre una fatica enorme nel tenerli fuori. Dicevamo 0816363 339 666 9990 per tutti i temi che vi interessano legati al Napoli, a Lorenzo Insigne, con tutta sta pantomima che ogni tanto viene fuori, ogni tanto c'è qualcuno che mette un po' di zizzania su Lorenzo Insigne, lasciatemelo dire, dai, veramente un po' di zizzania rispetto ad un caso che è chiarissimo, caro Andrea Falco. Ci sono due parti non in contrapposizione, ma che hanno interessi disgiunti. Il Napoli da un lato dice: io devo ridurre il monte ingaggi nella prossima stagione da 130 a 80, quindi una cinquantina di milioni. Questi soldi da chi li prendiamo? Da chi guadagna di più? Chi è che guadagna di più nel Napoli? Uno è Lorenzo Insigne, con i suoi 4,8, che con i bonus si arriva a 5,6. De Laurentiis gli vuole offrire 3,2 per i prossimi 4-5 anni. Mi sembra che dimezzare lo stipendio a Insigne è da parte del Napoli, trovo che sia giusto chiederlo. Da parte di Insigne non è che lo deve per forza accettare. Magari poi accetterà pure, io non lo so come andrà a finire. Però oggi, se c'è un argomento di cui non si discute, è il futuro di Lorenzo Insigne. Perché c'è un presente che si chiama Napoli, che si chiama primo posto, che si chiama scudetto che si può vincere. Ma volete che oggi Lorenzo Insigne si crea il problema di dove giocare l'anno prossimo? Io penso proprio di no. Lorenzo Insigne si crea il problema di quando non giocherà più a pallone. Ecco perché ha incontrato questi agenti immobiliari della Rockstars, credo si chiamino così, che vendono delle case di pregio a New York, e lui ne vuole comprare un paio. Ma del futuro calcistico di Lorenzo Insigne non se ne parla, perché si chiama Napoli e vedremo come andrà avanti la faccenda, ma senza liti, senza braccio di ferro. Ci sono due volontà, una in un modo e un'altra in un altro. Ora queste due volontà si potranno avvicinare? Non lo so. Prego Andrea, prego. No, dico, fosse che Insigne stesse giocando una stagione così vergognosa, che non prende un pallone, che non segna un gol, allora capirei anche tutta questa attenzione sul tema. Ma in realtà Insigne sta giocando anche un'ottima stagione e mi sembra focalizzatissimo, al di là di quelle che sono le parole, perché poi le parole nel calcio contano il giusto. Lui più volte ha detto che l'obiettivo è fare di questa, anche se fosse ultima stagione con il Napoli, una stagione storica. Poi il rendimento mi sembra che sia comunque all'altezza da parte del capitano. Poi insomma se ne parlerà più in là. C'è Stefano in linea con noi, lo salutiamo. Buongiorno Stefano. Sì, buongiorno Raffaele, buongiorno Falco.
complimenti sempre per la trasmissione. La mia è una riflessione molto semplice: sarebbe venuto il momento di smetterla di parlare del contratto di Insigne. È un professionista, giocherà bene fino a fine anno e poi si vedrà che succederà. Nessuno è sostituibile. La domanda per Raffaele: sì, tu con chi puntelleresti il Napoli a gennaio? Con nessuno, perché so che il Napoli non compra a gennaio, quindi che vuoi puntellare? Io so che il Napoli non investirà soldi nel mercato di gennaio come ha spesso fatto, però è chiaro, se io dovessi prendere un esterno che mi possa permettere di alternarlo con Mario Rui, io Reinildo Mandavà dell'Il lo prenderei un istante fa e non quello successivo, perché parliamo di uno dei migliori prodotti in circolazione oggi e che il Napoli aveva anche trattato. Sentiamo anche un messaggio vocale, poi torniamo al telefono, eccolo qua. Buongiorno ragazzi, complimenti per la trasmissione. Grazie. Raffaele, voglio dire solo una cosa: ma è possibile mai che dopo tanti anni siamo al primo posto, stiamo giocando bene, stanno in buona e tutte cose, hanno trovato sempre in top per interromperci e parlare di noi, poi ci fa perdere la concentrazione. Insigne, quando è l'anno che bene, che può fare? Se no, resta. Però pensiamo, godiamoci il momento e pensiamo a vincere il Rumeno. Buona giornata, un bacione. Ma io sono totalmente d'accordo con te, però quando qualcuno mette zizzanie su Lorenzo Insigne, noi dobbiamo riportare le cose allo status quo ante, cioè ricordando che oggi non c'è un problema Insigne, non è in discussione il contratto di Insigne, e lo ripeterò fino alla noia, perché il Napoli ha una volontà, lui per il momento ne ha un'altra. Poi se le due volontà cominceranno ad avvicinarsi, questo lo sapremo in futuro. Torniamo al telefono, che abbiamo c'è anche... Felice e poi ci fermiamo. Sì. Buongiorno. Ciao, buongiorno, siete sempre i migliori. Grazie Felice, grazie. Raffaele, grazie Felice. Montefalcione sempre azzurra. Vai Montefalcione, vai. Ce lo stai mettendo in bocca col cucchiaino e chi non vuol capire non capisce. Perché dico io? Lasciamo stare, come dici tu Insigni. Adesso pensiamo al Napoli e io scommetto, non lo so, che resterà con noi, io lo spero. E come tu hai detto bene, le due parti, ognuno fa il suo gioco. Speriamo. E poi guarda Gulacca a gennaio, Raffaele. Magari. Io sto pregando, ho detto San Gennaro mio, dacci due mani. È vero. Va bene, dai, Felice. Siete fortissimi, grazie, ciao. Grazie sempre, grazie. Salutaci Montefalcione. Poi anche questa storia che lo sta utilizzando poco Spalletti, lo ha messo fuori in due partite, con la nazionale italiana è uscito durante la partita con la Spagna, è rimasto in panchina, cioè come se fosse uno stupore pensare di gestire un calciatore che ti serve in tutte le partite. Io vado a vedere il rendimento della rosa, poi ci fermiamo Andrea, del Napoli quest'anno, sì. Lorenzo Insigne, 9 volte convocato, 9 volte utilizzato, cioè 9 su 9 le ha giocate, minuti giocati 649 ed è al quinto posto dei calciatori che giocano nel Napoli. Prima di lui c'è Mario Rui, perché è chiaro che non ha alternative, Fabian Ruiz perché non ha alternative visti gli infortuni di Demme e di Lobotka, Di Lorenzo che non ha alternative al suo livello e Koulibaly che è il leader incontrastato, il comandante di questa squadra. Quindi dire che Lorenzo Insigne viene utilizzato poco da Spalletti è un'altra fandonia ed è un'altra favola. Come si fa di una cosa del genere? Cioè, due cose al volo poi ci fermiamo. Se qualche volta è uscito è perché al contrario gioca troppo e serve troppo, quindi serve per preservarlo. Poi nel calcio dei 5 cambi, onestamente, stare ancora a notare chi è uscito e chi non è uscito è anacronistico, permettimi. Sono zizzanie, io le chiamo zizzanie, fanno solo zizzanie, basta, vai. Fermiamoci, poi un ospite con cui parlare di Napoli di Torino, tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Allora Andrea, entriamo subito nel dettaglio di Napoli Torino e facciamolo con un ospite che abbiamo raggiunto al telefono. Ah sì, perché il suo assistito ha giocato credo 7 presenze già con Juric quest'anno al Toro, l'assistito è Mandragora, l'agente Luca De Simone che è al telefono con noi. Ciao Luca, buongiorno. Salve, buongiorno a tutti.
Caro Luca, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Toro, che è la terza miglior difesa del campionato, ritrova anche due attaccanti come Zaza e Belotti, che però non avranno più di 45 minuti nelle gambe. Bisogna capire se Juric potrà disporre anche di Tony Sanabria, che rientrerà dal Sud America per le partite giocate con il Paraguay. Dovrebbe arrivare proprio nella giornata, sì, ricordiamo, di sabato. Che Ricardo Rodriguez ha preso una botta con la nazionale svizzera, quindi anche è in dubbio, e il Toro invece potrebbe recuperare Belotti, ma non credo dal primo minuto per questa partita, mentre Pobega, anche lui ha avuto un problema muscolare, dovrebbe giocare Linetti. Ho studiato un po' su bravo, complimenti. E invece Mandragora è il leader di questo centrocampo, lo chiamerei il faro di questa squadra, che viene a Napoli con l'intento di fare risultato, mi sembra logico, ma a parte l'intento, con quale predisposizione mentale, perché il Toro è reduce anche dalla sconfitta contro la Juventus nel derby, immeritata tra l'altro, quindi formazione che può infastidire le grandi, mi sembra di poter dire, no Luca? Sì, direi di sì. Juric ha quadrato anche il Torino, no? Dopo la splendida stagione l'anno scorso all'Hellas, mi sembra che più o meno i meccanismi siano quelli, la squadra rimane concentrata per i 95 minuti, i giocatori sono applicati, sono tutti sul pezzo, quindi insomma mi sembra che Juric il suo lavoro lo stia facendo in maniera egregia. Sì. Quindi sicuramente ci sarà battaglia. Ricordo che Rolando Mandragora è nato a Napoli, è napoletano, non ha mai giocato con il Napoli. Quando affronta i colori azzurri, che cosa gli viene? Più nostalgia o più rabbia? No, rabbia direi di no. Rabbia agonistica, sempre agonistica. Sì, certo. No, diciamo che la determinazione agonistica, ecco. Rolando ovviamente, come sanno gli addetti ai lavori, la mette in ogni partita, la grinta sportiva c'è sempre. È evidente che come tutti gli anni l'emozione di entrare al San Paolo ovviamente i primi secondi lo prenderà, poi ovviamente sarà concentrato sulla partita e farà il suo lavoro da professionista per il Torino, come è giusto che sia. Non so se tu l'hai sentito di recente, che cosa pensa del Napoli primo in classifica? Beh, sì, l'ho sentito, non abbiamo affrontato ovviamente, era concentrato sul suo recupero, perché poi la scorsa settimana anche lui ha avuto qualche piccolo problema, qualche piccolo risentimento che poi ha fortunatamente risolto in maniera veloce, e ti dico la verità, non abbiamo affrontato il tema della forza del Napoli, che comunque è sotto gli occhi di tutti, è evidente. Sicuramente scenderanno con la massima concentrazione in campo, perché come hai giustamente ricordato vengono da una sconfitta e vanno in casa della capolista, e quindi devono tirar fuori tutto quello che hanno, e su questo Juric direi che ci ha dimostrato che è in grado di farlo con i suoi ragazzi, i suoi giocatori. Certo. Sì, è proprio questo volevo chiederti, a parte Luca la notizia a questo punto, se Rolando gioca oppure no, scherzi a parte, cosa ha dato Juric a questa squadra? Ecco, cosa ti racconta Rolando in tal senso? Noi lo osserviamo con rispetto, un po' di risentimento per come è finita Napoli l'anno scorso, e anche, non voglio dire timore, ma con molto rispetto, no? Visto che è un allenatore che storicamente mette in difficoltà il Napoli. Diciamo che cose particolari non sono emerse nei dialoghi con Rolando, che abbiamo ovviamente frequentemente, un po' quello che sanno tutti, diciamo, la preparazione è stata molto dura, e quindi diciamo che è un tipo di allenatore che lavora molto sui carichi di lavoro, questa è una cosa che ovviamente tutti i calciatori sanno, quindi chiede molto in allenamento dal punto di vista fisico, non ci sono pause, non ci sono diciamo giornate di lavoro meno intenso. Juric fa del suo diciamo mantra quello dell'intensità, lo sappiamo, e insomma i giocatori in allenamento, da quanto ne so, la sentono questa cosa, ma poi la vediamo in campo, no? La domenica nelle prestazioni, ecco, l'intensità c'è sempre da parte delle squadre di Juric, e credo che ci sia anche da parte del Torino. Sì. Per chiudere, Luca, è mai successo che il Napoli si sia interessato a Mandragora?
No, noi come ho detto anche l'anno scorso non abbiamo mai ricevuto nessuna, noi ovviamente sì, parlo dell'entourage del giocatore, non sì, abbiamo mai ricevuto nessuna telefonata ufficiale da parte del Napoli. Se poi il Napoli abbia fatto dei sondaggi con i club che in quel momento detenevano il cartellino di Rolando, questo non mi è stato mai comunicato, sono sincero. Sì, Rolando Mandragora ha giocato tutte e sette le partite con il Toro quest'anno, tre delle quali da capitano addirittura. Come mai, Luca? Ci sono anche altri calciatori simbolo di questa squadra. Lui credo che sia entrato anche nel cuore della gente, perché per il modo di giocare, per l'attaccamento che mette alle maglie che indossa, viene quasi naturale che si dia a lui l'investitura con i gradi di capitano. Sì, diciamo che Rolando spesso nelle sue squadre, gli è successo anche noi nel percorso delle nazionali under, è sempre stato un po' un leader mentale nelle squadre dove ha giocato, no? Viene dall'esperienza in Under 21, dove per il biennio con Di Biagio ha fatto anche lì il capitano. Sicuramente è un ragazzo che si fa ben volere. C'è da dire, per onestà intellettuale, che le partite dove Rolando ha fatto il capitano, certo, c'erano degli assenti importanti, certo, quindi mancava in quell'occasione Belotti, mancava Ansaldi, però sicuramente, come tu hai detto, è un ragazzo che si fa far voler bene sia nello spogliatoio che anche dai tifosi. Ricordiamo che ha soltanto 24 anni. Non è banale, no? È arrivato a gennaio lui, quindi non è che c'ha questa storia nel Toro, vuol dire che è anche un ragazzo che si è fatto subito apprezzare nello spogliatoio e che anche per la tempra che c'ha è stato subito scelto, no? È vero che mancavano dei giocatori, ma magari c'erano chi per anzianità veniva anche prima di lui. Assolutamente, evidentemente ha convinto Juric nella sua leadership. Magari viene facile a me dirlo, che è un giocatore che ha una leadership importante, però evidentemente poi quando cambia le squadre spesso viene inserito tra i primi, diciamo, per quanto ha capacità di leadership, e questo sicuramente è un punto a suo favore nella sua carriera. Ed è giusto anche ricordare che lui i primi passi li ha mossi in una scuola calcio molto importante che era qui a Napoli, la Mariano Keller, che ha sfornato tanti talenti. Tu lo segui dall'epoca, Luca? No, io in realtà un pochino, io diciamo ho cominciato a collaborare con Rolando, che lui veniva via da Genova, quindi sì, purtroppo l'ho conosciuto quando era già partito da Napoli, sì, e quindi non ho seguito i suoi primi passi, che però mi sono stati raccontati dal suo papà. Infatti, che come un po' tutti sanno nel mondo del calcio è un mister e che lo ha seguito sin da piccolo, proprio dai tempi della Mariano Keller, quindi insomma mi ha raccontato un po' tutto, sono testimone di tutto, di tutta la sua crescita tecnica e mentale. Perfetto, grazie Luca e buona giornata. Grazie a voi, un saluto a tutti e buon lavoro. Salutiamo il manager di Mandragora, Rolando, chissà perché poi l'ha chiamato Rolando, comunque sarà curioso chiederlo al padre qualche volta. Sentiamo un paio di messaggi vocali e ci fermiamo, dai, eccolo qui. Ciao Raffaele, penso che tu possa fare una lista di 100 nomi di giocatori che per due partite buone all'europeo o una buona al mondiale o per sei mesi buoni in un club sono stati pagati tanti soldi con un grande ingaggio. Oggi parliamo del numero 10 della nazionale, campione d'Europa. De Laurentiis deve farsi capace di questo, doveva purtroppo sperare che l'Italia non vincesse gli europei. Ha il numero 10 della nazionale, campione d'Europa, e deve pagarlo per quello che merita. Ma per carità, lui merita anche di più, solo che se un club decide di ridurre il monte ingaggi per una questione di bilancio, tu devi necessariamente andare a toccare gli stipendi dei calciatori che guadagnano di più. È una costrizione, non è una scelta, per cui non lo so, vediamo se le parti poi troveranno il modo per riavvicinarsi. Credo soltanto che il tam-tam che ogni tanto viene fuori, ingiustamente, perché poi non ci sono notizie concrete, possono soltanto io temo possono soltanto irretire ulteriormente
le parti, irritare ulteriormente le parti. Sentiamo un altro messaggio. Buongiorno Andrea, buongiorno Raffaele. Ragazzi, per quanto riguarda la questione Insigne sono completamente d'accordo con voi. Lasciamo giocare il ragazzo tranquillo, poi appena hanno quello che succederà saranno sue cose sue e della società. Noi sappiamo che lui fino alla fine dell'anno comunque darà il 100%, quindi questo deve, diciamo, bastare. Poi se firmerà, che ben venga, ne saremo tutti più felici. Se non firmerà, avrà avuto i suoi motivi e andrà altrove tranquillamente. Bene, è arrivato il momento di fermarci per la seconda volta. Subito, ma torneremo prestissimo dopo un po' di pubblicità, tra poco. Matte Spot Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Spot Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Andiamo a smaltire un po' di messaggi vocali, se no li accumuliamo e non riusciamo a farli ascoltare, poi voi giustamente ve la prendete. Sentiamo. Un caro saluto a tutti i radioascoltatori e a te Raffaele. Grazie. Ma una domanda a tutti i tifosi del Napoli che criticano Insigne: ma lo sanno che statisticamente Insigne ad oggi è superiore a Neymar per tutto quello che ha fatto fino ad oggi? Parliamo di questo campionato, e attenzione. Sì, ognuno può fare le valutazioni che vuole, poi resta anche l'uomo, e quello rispetto non bisogna mai toglierlo, soprattutto per chi dimostra nel concreto di amare la maglia che indossa. Io vedo tanti calciatori che baciano lo stemma che c'è sulla maglia, ma non li contesto. L'importante è che loro amino quella maglia per il periodo con la quale giocano. Poi dopo se ne possono andare pure da un'altra parte, però io trovo giusto che un calciatore possa baciare quello stemma perché per 2 anni gioca in una squadra che ama, poi l'amore passa e se ne va da un'altra parte. Torniamo al telefono, sì, perché abbiamo... Niente da aggiungere. Abbiamo Pasquale, eccolo qua Pasquale. Buongiorno, ciao Andrea, ciao Raffaele, complimenti per la trasmissione. Ciao. Senti, io il problema secondo me con il capitano lo vedo sulla durata del contratto e sull'età del giocatore. Non so come voi come la pensate, io penso che un giocatore di 30 anni fa di un contratto di 5 anni per De Laurenti, penso che sia pura fantasia. Vorrei sapere come la pensate. Ma non è la durata, perché se Insigne accetta di firmare il contratto a 3-2, De Laurentiis lo tiene per 5 anni ben volentieri. Non è la durata, è il quantum che modifica poi la prospettiva dell'accordo. Messaggio vocale. Buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione. La mia domanda era se magari col Torino a gara in corso, sperando che appunto vada in un certo modo, lasciano un pochino più di spazio a Dries Mertens per fargli fare un po' di minutaggio. Giusto. Grazie e un saluto a tutti. Credo voi. Proprio di sì, perché gennaio arriverà e non ci sarà Osimhen, quindi se non cominci a dargli un po' di chilometraggio a Mertens in questo periodo, poi te lo ritrovi a gennaio che non si regge sulle gambe. Abbiamo altre telefonate, ce ne abbiamo altre. Una. Mario. Sì, Mario. C'è Mario qua. Sì. Buongiorno ragazzi, complimenti per la trasmissione. Grazie, Mario, grazie. Raffaele, quanto ci mancano le tue telecronache su Premium. Anche a me tanto. Ah, mamma mia. Beh, io ho avuto il piacere di conoscerti a Sorrento, ma 5-6 anni fa, fuori ad una nota gelateria. Sì. Primavera di Antonio Cafiro, sì, vabbè, non sapevo se potevo fare nome oppure no. Vabbè, ma quando uno è così famoso, figurati, ci mancherebbe. È vero. Comunque, a parte il ricordo di nostalgia, una cosa, Raffaele, io non la seguo la trasmissione Tiki-Taka, ok? Sì. Perché non ce la faccio per un fatto mio personale. Però poi leggo le dichiarazioni sui vari social, insomma, siti del Napoli, ma quello che la gente non capisce è che tu li fai schiattare tutti. Io non lo capisco, vabbè, a volte sento un po' di critiche, però solo tu potevi andare a una trasmissione del genere. Ti ringrazio molto, ciao, Mario. Grazie, ciao. E ti auguro buona giornata. Ancora messaggi vocali. E dopo questa chiosa finale, caro Gianni, dimostri sempre di più. Questo è un messaggio per Gianni, il grande Gianni, che è andato via alle 12 e quindi per questa ragione è stato mandato con un po' di ritardo. Un po' col fuso orario questo messaggio. Un po' col fuso orario. Rientriamo nel nostro fuso, eccolo qua. A Firenze doveva togliere Insigne e mettere un mediano. Poi o stava in forma o ce n'aveva ancora. Ce ne freghiamo altamente. La partita doveva finire 2-1. Non dovevamo segnare altri gol e non dovevamo prendere altri gol. Per cui, demme tutta la vita.
Ciao Maurizio. Giusto, giusto, giusto. Andiamo di nuovo. Semplicemente il calcio. Esatto, bravo. Parliamo di calcio. Forza esatto. Qualcosa. Questo è semplicemente il calcio, niente di particolare. Antonio, ciao. Ciao ragazzi, ciao Andrea, ciao Raffaele, straordinaria. Vabbè, Raffaele, tu rappresenti il giornalista, ma non sportivo. Ve lo dico sempre, siamo sentiti altre volte. Grazie. Vorrei fare un discorso un attimino più ampio, ragionevole, vorrei avere di rimpetto i calciatori e i presidenti delle società. Ti rubo un minuto. Sì. Il mondo sta cambiando, veramente il mondo è cambiato, ma in peggio. Mi pare di vedere, di leggere libri di storia dell'inizio del Novecento, dove c'era il povero povero e il ricco, cioè la media borghesia e il media non c'è più. Ora, i fruitori di questo spettacolo siamo noi del popolo, voi non voi, con le pay per view, con lo stadio, con chi compra la maglietta, eccetera. Ora devono capire, ma lo stanno capendo, vedi il caso Insigne con De Laurentiis che dovrà passare in monte ingaggi, quindi i calciatori da qualche anno lo capiranno, Raffaele, stanne sicuro che dobbiamo tutti adeguarci al mondo che è cambiato, no, che sta cambiando. E soprattutto per quanto riguarda i costi d'accesso a questo sport, se tu continui a tenerli così alti, perché devi sostenere i costi così alti di questo mondo, tanti investitori, tanti magnati, eccetera, o ti adegui a noi o perderai anche quell'ultima piccola fetta che ti sta seguendo, perché non ce lo possiamo più permettere. Allora gli stipendi faraonici, non di Insigne, ma dei Neymar, dei Messi, finiranno. È meglio che si mettano l'animo in pace, perché tra poco finirà. Sono d'accordo con te. Perché se il Real Madrid, se il Barcellona fanno discussioni di spending review, e io sapevo che il Barcellona teneva lo stadio acceso tutti i giorni, adesso sta spegnendo le luci, e pare una barzelletta, ma è così. Attenzione. Ti ascolto la radio, grazie. Ti stimo tanto. Ciao. Grazie Antonio, grazie e buona giornata. Barcellona che tra l'altro a debiti che ammontano quasi a 1 miliardo, ma di che stiamo parlando? Dai, è allucinante. Messaggi vocali, vai. Buongiorno Andrea, buongiorno Raffaele. Ciao. Raffaele, si fa un gran parlare di questo rinnovo di Insigne. Io è vero anche che il Napoli l'anno prossimo già ci sarà un grosso risparmio dagli ingaggi, perché andranno via Manolas, Goulam, forse anche Mertens, quindi già sono 12-13 milioni di euro netti che si risparmiano di ingaggio. Però io penso, più che concentrarsi su Insigne, il Napoli debba incominciare a concentrarsi già sul rinnovo di Osimhen, che sicuramente in estate ci sarà un assalto, e poi al riscatto di Anguissa. Pensiamo a queste operazioni che sono altrettanto importanti come il rinnovo di Insigne. Ciao, grazie Gianni. Analisi lucida e corretta da parte di Gianni. Torniamo al telefono. Impeccabile. C'è Gennaro, ciao, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie. Se gentilmente abbassi il volume della radio, perché sennò sentiamo la sovrapposizione. Raffaele. Sì. Il lunedì mi che fanno fare umiliazione. Il lunedì che fa regria quando fai vedere il crucetto fake da cruciare. È la cosa più bella. Meglio una mangiare, tutti che bello, napoletano. Un bacio. Grazie. Ciao Gennaro, buona giornata a te. Andiamo ancora ad ascoltare messaggi. Eccone un altro. Buongiorno Raffaele, forza buongiorno. Napoli sempre. Dì a tutti questi criticoni di trovare un allenatore che non ha fatto mai giocare Insigne. È l'unico top player che abbiamo in squadra con Koulibaly. Ciao e forza Napoli, un mattone alla volta. Grazie. Ci arriveremo lassù. Hai ragione. E staremo lassù. Hai ragione. Bacione a tutti. Hai ragione, come no. Torniamo di nuovo al telefono. Chi c'è adesso? Roberto. Eccolo qua. Ciao Raffaele, ciao a tutti. Ciao. Allora Raffaele, volevo chiederti una cosa, ma corre voce che pare che tra Giuntoli e Napoli siamo alla fine. Ma Giuntoli ha altri 3 anni di contratto col Napoli. Fino al 2024, però pare che... Ma pare che, cioè De Laurentiis lo tiene a casa pagandolo, non ci crederò mai, quindi no. Siamo alla fine solo se Giuntoli decide di andarsene per un'altra strada, ma io credo che De Laurentiis neanche lo lascerà andare tanto facilmente, perché poi conosciamo bene
le reazioni del patron, che sono roboanti, pirotecniche, e poi dopo si ferma e ragiona nuovamente. Leggiamo un messaggio. Ciao Raffaele, sono Maurizio, complimenti per la trasmissione, voglio dire solo una cosa: secondo me bisogna smettere di parlare del contratto Insigne ADL, parliamo di Napoli Torino, altrimenti destabilizziamo la squadra. Non destabilizziamo proprio niente, dipende da uno come ne parla delle cose. Ancora messaggi. Oh, grande Raffa, un altro buongiorno Andrea. Raffa è, oltre a essere una grande squadra con una grande storia, forse qualcuno se l'è scordata, noi siamo stati sempre rinominati per una grande tifoseria, che ci stiamo mangiando fegda, ma in tutti gli stati d'Italia e d'Europa a tifà la passione nostra, la fede nostra, e allo stadio nostro non lo possiamo fare, l'ha da fornire Raffaele. Vediamo come si può fare, perché questa storia credo che non andrà avanti a lungo, prima o poi si troverà una soluzione. Dicevi, abbiamo qualcun altro al telefono? Un altro Gennaro. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono un marinaio, una persona del calcio abbastanza conosciuta, e perché voglio parlare di Insigne. Due secondi proprio. Di che vuoi parlare? Un esterno come Insigne, che da 7 anni va in doppia cifra e quest'anno ha numeri più di Neymar, con la fascia di capitano e con il numero 10 della nazionale, come possiamo non fargli fare un contratto, ma che sia 4, che sia 5? E poi voglio dire un'altra cosa, se è possibile. Perché noi andiamo a trovare sempre l'ago nel pagliaio. Boh, finisce il contratto di Insigne, incomincia il contratto del giardiniere. Ma vogliamo bene a questa squadra, voi che fate cronaca? Perché a volte sento il pomeriggio Radio Marte molto molto pesante sul Napoli, come ieri in albergo, non albergo, Nation League, prima di finire questo campionato alla grande. Vabbè. Come la vedi tu? Ma non la vedo così, io vi dico che le notizie sono notizie e vanno date, le zizzanie sono un'altra cosa e magari sarebbe anche meglio evitarle, ma il problema della zizzania è di chi la tira fuori, non di chi la riceve fa così con la mano sulla spalla, si scrolla di dosso lo schizzo di fango e prosegue. Quindi il problema non è in sé della zizzania, perché non destabilizza proprio un bel niente. È solo una questione morale, che chi attua questo modo di fare dovrebbe rivederlo. Ci fermiamo adesso, un altro pochino. Subito, pochi istanti, e poi torniamo in diretta 0816363 per continuare a contattarci telefonicamente. A tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Eccoci qua, siamo tornati in diretta. Ricordo 0816363 339-666-9990. Sentiamo un messaggio vocale. Eccone uno. Buongiorno Andrea, buongiorno Raffaele, forza Napoli. Ciao. Sempre dall'Ello da Quarto. Ciao, Lello. La prima cosa che voglio dire è che speriamo che tuteli Osimhen, perché con il gioco duro a uomo che fa il Torino dovrebbe venire espulso qualcuno se si comportano bene. E poi ai giornalisti napoletani un appello: se vai Juric in conferenza stampa, alzatevi e andatevene tutto e rimanetelo solo là, come ha fatto lui l'anno scorso con il buon il nostro telecronista napoletano di Sky. Bene, c'è Vincenzo al telefono, buongiorno. Ciao Raffaele, buongiorno. Buongiorno. Senti Raffaele, io volevo sapere, ma perché Insigne si impunta? Se Barcellona ha venduto Messi, che sia senza contratto, Dybala è senza contratto, non pensi che sia pure la volontà di Insigne che voglia andare via a questo punto? No, non è la volontà di Insigne vorrebbe restare a Napoli, e per farlo però vuole restare per forza a 6 milioni, non no, mi sembra una cosa, assolutamente cioè, no. Voglio restare però per forza così, no, sto dicendo che non vuole restare a 6 milioni, lui è disposto a restare anche a 4,5 con il bonus, quindi una decurtazione la prevede, però da decurtare a dimezzare ci sono due mondi diversi da affrontare, quindi io non voglio entrare nella tasca delle persone, non posso dire sì, ma si può anche accontentare di 3,2, ma sono cavoli suoi i soldi che ci sono sul contratto, come li ha spesi, come li ha investiti, come li investirà, io non lo so.
Allora, sentiamo ancora qualche messaggio. O magari Raffaele si accontenterà, ma lo farà dopo essersi guardato attorno, come è giusto che sia, certo, nella sua posizione adesso. E secondo me poi non è sempre solo un fatto di soldi, che sono la cosa più importante, sicuramente, però. Cioè, anche un po', sai, cioè, se il Napoli chiamasse Insigne ogni giorno e gli dicesse: dai Lorenzo, per favore, vogliamo rinnovare, secondo me già sarebbe un po' più disposto a venire incontro. Esatto. Sono d'accordo con te con questo tuo punto di vista. Sentiamo un altro messaggio. Buongiorno Raffaele, buongiorno Andrea, Luca da Posillipo, sempre innamorato di Raffaele. Grazie Luca. E Raffaele, come al solito, purtroppo mi fa sempre squacquariare il cuore. Dice le cose giuste, ci sta poco da. Cioè, cose poco opinabili. Il Barcellona, che non ha bisogno di presentazioni, ha dovuto rinunciare a uno dei giocatori più forti del mondo, della storia, insieme a Maradona, Pelé e qualcun altro, perché la politica aziendale di alcuni club arriva fino a un certo punto, poi purtroppo il vile denaro, certo, ti presenta, giusto, il conto. E il Barcellona, nonostante Messi si volesse dimezzare l'ingaggio, e non è il caso di Insigne, gli ha detto: amico caro, noi anche 10 milioni non te li possiamo dare, quindi il messaggio si ferma qui. Due notizie prima di andare al telefono di nuovo. La prima è che Theo Hernandez è risultato positivo al Covid, quindi il Milan perde un elemento fondamentale del suo scacchiere. Io lo ritengo anche più importante dei vari Rebic, Ibrahimovic e Giroud, quindi è una notizia, diciamo, poco positiva per una squadra di quelle che lottano. E anche per il mio fantacalcio. E anche per il tuo fantacalcio, mi dispiace molto. Sono rammaricato. Posso fare qualcosa per il tuo fantacalcio? Se no, soltanto far guarire Theo Hernandez quanto prima. Poi si è svolta la seduta mattutina del Napoli in quel di Castel Volturno. Terapie per Malcuì e Unas, che sono fuori gioco, lo sappiamo già da un po' di tempo, sono rientrati dagli impegni con le nazionali Elmas e Anguissa. Quindi Osimhen ancora non c'è traccia, ma come vi dicevo poc'anzi, il suo ritorno a Napoli è previsto per questo pomeriggio. Torniamo al telefono? Ma sì che ci torniamo. C'è pronto? Claudio, eccolo qua. Sì. Buongiorno. Mi sentite? Sì, sì. Buongiorno. Buongiorno. Raffè, due considerazioni se è possibile. Vai. Una, che al calcio Napoli andrebbe un premio, ma veramente un premio, per quanto riguarda il bilancio della società, che riesce a stare lì e avere i conti a posto, e questo non è da tutti, purtroppo. È vero. Ci sono? Sì, ma è veloce però. Sì. E un'altra cosa che ve la dico con molto rispetto, con molta educazione, non ci scaldiamo con gli altri, tanto ci hanno sempre rubato, fammi passare questo termine per favore, perché quando ci stanno troppi soldi in campo, i potenti la fanno da padroni e lo continueranno a fare, ma noi siamo napoletani, tifosi, rispettosi del calcio, vabbè, e ci divertiamo a guardare la partita. Poi la verità la conoscono tutti e quindi viene fuori sempre la verità. Va bene. Buona giornata a Claudio. Grazie. Sì, buona giornata a Claudio. Grazie Claudio, accogliamo un collega, sì, che stimiamo molto. Per questi ultimi minuti facciamo delle battute con Stefano Salandin. Ciao Stefano, buongiorno. Ciao, buongiorno, come state? Ciao Raffaele. Tutto bene, ciao Stefano, caro amico mio, stai bene tu? Come va da quelle parti? Come va da quelle parti? Molto bene, caro Stefano. Direi che sì, quest'anno sta andando più che bene. Sì, Luciano ha messo un po' di cose in ballo, ma lui è un bravissimo allenatore, un grande personaggio, a me piace molto. Infatti, sono d'accordo con te. Da tempo, credo che le esperienze forti di Roma e Milano lo hanno forgiato, sì, ulteriormente, così da, sì, metterla a profitto questa volta nel Napoli. Sono d'accordo. Infatti voglio dire, per esempio, la vicenda Insigne, rispetto a quella che ha vissuto con Totti, gli sembra una passeggiata di salute, non ho dubbi su questo. Ah, infatti, figurati, ma poi non c'è nessun problema con Insigne, soltanto, esatto, no, lui dispute tecniche su mi dovevi cambiare, non mi dovevi cambiare, sono cose, no, che durano no, il ma tempo. Parlavo del discorso contrattuale, no, sai, la vicenda, sì,
contrattuale, poi con le tecniche di campo vanno, vengono, ci manca. Però il Torino è una brutta gatta da pelare, no Stefano? Perché è una formazione arcigna, ruvida, come il suo allenatore, quindi non sarà sempre. E lui sì, e devo dire che quest'anno ha dato veramente, Juric ha dato una svolta, forse viste le situazioni ancora più marcata di quella che ha dato Luciano, nel senso che sai, Torino fino da 2 anni in cui si è salvato all'ultimo, alla penultima e all'ultima giornata, quindi è roba spessa, sì. con Juric almeno dal punto di vista, come dire, dell'intensità, dell'aggressività e del pressing alto, qualcosa è cambiato. Poi certo la squadra Ale non ha una qualità altissima in certi reparti, non ha tanti cambi in difesa, adesso questo è un problema infatti sugli infortuni, però sicuramente l'atteggiamento in campo è cambiato moltissimo. Infatti, intanto così. C'è l'arbitro di Napoli-Toro, sarà il signor Juan Luca Sacchi. Certo. Credo sia un esordiente, almeno con il Napoli. Che direi che proprio di no. Questa partita. Sacchi credo che abbia già arbitrato il Napoli in passato. No, non lo so. Con Luca sì, e quello vado che a cercarlo. Sì. Ti segnalo Orsato per Juve-Roma invece. Ah, è uno dei nuovi, delle nuove leve. Sì, infatti. Allora, Napoli che dipende da Osimhen, secondo te? Perché è una squadra che si è visto l'anno scorso, non c'è stato per 3 mesi, il Napoli è andato molto in difficoltà. Cavoli, ma ragazzi, un giocatore voglio dire, adesso passano il paragone, voglio dire, Osimhen deve ancora dimostrare tutto, quell'altro no, ma guarda la Juve, che è la Juve, per Cristiano Ronaldo, voglio dire, quando tu hai dei giocatori che ti fanno la differenza davanti, è chiaro che fatichi, o hai dei cambi all'altezza, ma lo stesso. Ma tutte quante, l'Inter ha dato via Lukaku, ha dovuto rifare l'attacco, perché poi si parla anche la nazionale, no? Parli del falso centravanti, ma è meglio averne uno vero e bravo centravanti sempre, e soprattutto con le caratteristiche di Osimhen che ti fa anche il mezzocampo, non fa solo l'area, un giocatore così è tantissima roba, poi è chiaro, è giovane, deve migliorare certe come dire, certe attitudini, certe esperienze, però è una potenzialità incredibile. Io non ammetto che non avrei creduto fosse così devastante come potenzialità, infatti, come peso sulla partita, ecco. È uno di quelli che pesano sulla partita. Ti segnalo, Raffaele, che vi segnalo, anzi, che, sì. Che Sacchi aveva diretto il Napoli una sola volta, il sì. 27 settembre 2020, sì. Napoli-Genoa 6-0, quindi sì, sì. Vogliamoci anche dal punto di vista della scaramanzia un elemento interessante. Ti volevo chiedere, Stefano, come sta Andrea Belotti, se ce l'ha mezz'ora secondo te contro il Napoli, in generale chi gioca in avanti? Allora, su Belotti stiamo cercando di capire anche noi, perché non so se avete visto, c'è stata questa grande rivoluzione anche nel settore medico del Torino, se non è stato cambiato il responsabile, c'è grande tensione, e quindi cerchiamo di capire. A me è ricordato, per fortuna non con quegli esiti, ma se la vicenda di Marchisio in nazionale, no? Non so se la ricordate, c'era Conte CT e andavamo a giocare in a Sofia e Marchisio si fece male durante il riscaldamento prima della partenza, quello nazionale, il medico nazionale allora disse che era un problema al legamento, io disse di no, e poi Marchisio di fatto da lì ha smesso di giocare. Non è il caso di Belotti, però un pochino di sottovalutazione da parte dello staff tecnico del Torino c'è stato, tant'è vero che dicevano che avrebbe ripreso subito, invece quella botta al Perone, tra Perone e Caviglia, qualche problema grosso gliel'ha dato. Non lo so, non credo, considerando il tipo di giocatore, io non credo che abbia la possibilità, perché non è un giocatore di manovri, di palleggio, il Gallo è un giocatore di potenza, di corsa, e quindi se non è, non ti dico al 100, ma almeno all'80% non rende. Credo che Juric non lo rischierà proprio se non sta bene. Il problema è che gli manca anche Piazza, e lui lì sei su Sanabria, non c'è dubbio, Zaza continua a essere un mistero senza fine bello, e quindi quella è la soluzione, non ci sono altre soluzioni. Lui cerca di giocare adesso con gli inserimenti dei centrocampisti, la novità è quella, però è chiaro, ti ripeto, quando non è un attaccante non è solo uno, per gli altri diventa tutto più semplice.
Stefano, grazie e buona giornata. Ma grazie a voi, è sempre un piacere, a presto. Altrettanto, ciao, ci sentiamo presto con Stefano Salandin, una delle migliori firme che esistono in Italia. Due messaggi e poi lasciamo il microfono a Gianluca Gifuni, ecco il primo. Buongiorno Radio Marte da Peppino 76, ciao. Un saluto a Sossio. Per Sossio, la gara di domenica io sono fiducioso, anche se Juric, le sue squadre possono nascondere sempre insidie. Comunque credo che Osimhen sia ancora una volta, sarà ancora una volta determinante. Buon proseguimento. Grazie anche a te, buon proseguimento, perché tra poco continuerai a sentire un ottimo calcio con Marte Sport Live. Ultimo messaggio. Buongiorno, siete sempre migliori. Volevo porvi una domanda, ma relativa al Covid e all'ultimo caso di positività che c'è stato nel Milan. Ma adesso dal 15 anche i calciatori non potranno lavorare se non hanno il Green Pass, perché non è più un gioco, è un lavoro a tutti gli bella effetti domanda. E sono anche ampiamente remunerati per questo lavoro, quindi mi chiedevo se dal 15 chi non ha il Green Pass non può giocare. Così domando per un amico. È una giustissima constatazione che noi andremo anche ad approfondire, è vero Andrea Falco? Magari sì, domani sentiremo qualcuno. È vero che live si gioca all'aperto, ma in condizioni di... No, si gioca all'aperto, ma ci si spoglia nello stesso spogliatoio, no? No, ma poi nello stesso spogliatoio ci si allena, quindi... Però scusami, i calciatori fanno ancora i tamponi? Settimanalmente? I calciatori fanno i tamponi, ancora, no? Certo, cioè, e avranno il Green Pass. È come se avessero temporale. Sempre il Green Pass provvisorio, esatto. Di conseguenza è vero, la questione non è si vero, pone. Vero. Noi ci risentiamo stasera alle 19 e quindi col tiro al bersaglio, quindi appuntamento per stasera. Certo. Intanto il calcio su Radio Marte continua, giusto Raffaele? Anche adesso. C'è Gianluca Rifunina stamattina che sta raccogliendo notizie, informazioni, numeri che vi proporrà di qui a qualche istante. Noi vi ringraziamo, vi salutiamo e ci sentiamo più tardi. Ciao!